applauso che accogliamo sul palco il professor Mario Primicerio. Buonasera. Allora, avremo modo appunto di ascoltare la sua orazione per 20 minuti. Al termine di questo speech ci sarà ovviamente lo spazio da parte del pubblico per avanzare delle domande, delle riflessioni di approfondimento. E allora, a lei, professore. Grazie. A questo punto la presentazione mi ha sostanzialmente detto quanto sono vecchio, o meglio quanto sono diversamente giovane. Oggi siamo tutti diversamente giovani. Devo dire, credo che tutti quanti comprendiate bene quanto sia impegnativo un titolo come quello che mi è stato dato, Verità e Politica. Insomma, ci sarebbe da parlarne non per 20 minuti ma per 20 giornate, ma cercherò di sintetizzare un po' questo discorso e, come mi è stato richiesto, facendo riferimento alla figura di Giorgio La Pira, che come sapete è stato sindaco di Firenze negli anni 50 del secolo scorso, ma che comunque, come vedremo, rappresenta ancora un punto di riferimento anche per chiunque oggi voglia cimentarsi con il problema della politica. Dunque, prima di tutto, verità e politica. Se verità e politica significa che il politico deve dire la verità, io credo che la risposta sia quasi ovvia. Anzi, vi vorrei leggere l'articolo 54 della Costituzione, che dice: i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore. Con disciplina e onore. Quindi la fedeltà alla verità non è un optional per un politico. O, diciamo, adesso parliamo forse in astratto, comunque non dovrebbe essere un optional per un politico. Ma non basta essere onesti, non basta essere competenti, non basta fare bene il proprio lavoro, è necessario. Il politico ha il dovere di rispondere alla fiducia dei cittadini che lo hanno votato con queste qualità, ma non è sufficiente. E qui entra in gioco l'altro importante significato di verità. Cioè, perché il politico deve avere in sé una visione del mondo. Cioè, la politica non può essere un qualche cosa che va avanti seguendo da che parte tira il vento e andare in quella direzione. C'era un vecchio filosofo romano, Seneca, che diceva: per il pilota che non sa dove andare, nessun vento è favorevole. Quindi il politico deve avere una sua visione del mondo, deve avere dei principi, deve avere dei valori. Però attenzione, il fatto di avere questi principi, di avere quindi qualche cosa in cui crede, non vuol dire che la politica significa imporre agli altri ciò in cui il politico o l'amministratore crede, perché questo sarebbe veramente qualche cosa che è l'anticamera del fondamentalismo, del clericalismo, di tutti qualunque fascismo. Si tratta di raggiungere gli obiettivi che ci si vuole proporre attraverso la costruzione di un consenso. Dice: ma questa però potrebbe essere un discorso astratto, no? Perché noi siamo abituati a sentirci dire che i politici in fondo sono soltanto dei perdigiorno. Di gente che fa tutto quello che fa soltanto
per chi è attaccato alla poltrona in cui siede oppure allo stipendio che prende e così via. Ecco, cominciamo subito col dire: non lasciamoci imbeccherare, come si dice in Toscana, perché per fortuna tra tutti i politici, specialmente tra coloro che lavorano nelle amministrazioni locali, c'è tanta gente, c'è veramente tanta gente, anche trasversalmente rispetto agli schieramenti politici, che fa il lavoro con passione e, come diceva la Costituzione, con disciplina e onore. Però, per non restare troppo nell'astratto, vorrei raccontarvi un pochettino la storia della fortuna che io ho avuto di essere vicino per molti anni della mia formazione e in gran parte della mia vita con una persona veramente straordinaria ed eccezionale, che è Giorgio La Pira. Chi è Giorgio La Pira? Tanto per fissare un pochettino le idee, qualche volta quando parlo specialmente alle persone più giovani mi sento in dovere anche di fare delle date, perché voglio dire che La Pira non è sicuramente del secolo scorso, non è un contemporaneo di Garibaldi, tanto per intendersi, ma comunque La Pira nasce nel 1904, nasce a Pozzallo, nel sud della Sicilia, più a sud di Tunisi per intendersi, e si trasferisce negli anni 20 a Firenze perché il suo professore, il relatore della sua tesi di laurea, è trasferito a Firenze. Da quel momento lui viene legato a Firenze da un affetto straordinario. Io credo che pochi fiorentini e pochi toscani amino e conoscano Firenze e la Toscana come l'ha amata, conosciuta Giorgio La Pira, pur continuando a parlare siciliano fino all'ultimo anno della sua vita, o almeno con accento siciliano. Poi a un certo punto, nella fine degli anni 30, deve scappare a Roma perché aveva cominciato a pubblicare una rivista che era sostanzialmente antifascista, e quindi scappa da Firenze con mandato di cattura e si rifugia a Roma, in Vaticano, come fecero molti antifascisti, cattolici o non cattolici. Ma guardate, è importante ricordare che in Vaticano lui abitava nella stessa palazzina in cui abitava Giovan Battista Montini, quello che poi diventerà Papa col nome di Paolo VI. Subito dopo la guerra viene quasi forzato a candidarsi per l'Assemblea Costituente. E poi, dal 1951 fino al 64-65, con interruzioni, è sindaco di Firenze, muore nel 1977. Così abbiamo fatto un pochettino l'arco della sua vita. Ecco, parliamo un attimo di La Pira Costituente. La Pira Costituente, direi, lo possiamo caratterizzare come uomo del dialogo. Vede, l'Assemblea Costituente, forse oggi ce lo siamo dimenticati perché è passato tanto tempo, però nell'Assemblea Costituente c'erano tre grossi filoni culturali. C'erano i comunisti, c'erano i cattolici democratici, c'erano i liberali. Storie culturali e principi anche molto diversi tra loro, e c'erano anche dei forti scontri, litigi di principio all'interno della Costituente, ma c'era questo sforzo di dialogare, cioè di cercare una sintesi, e la sintesi che questi signori sono riusciti a costruire è la sintesi della nostra Costituzione. La Pira fu in una sottocommissione che stilò per l'Assemblea i principi fondamentali dei primi articoli della Costituzione. Allora, scusate perché non vorrei che vi offendeste, però vi vorrei leggere l'articolo 3 della Costituzione.
e che ci aiuta a parlare un po' appunto di quello che dobbiamo discutere oggi, verità e politica. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono uguali davanti alla legge, indipendentemente da religione, eccetera, eccetera. Ma poi il secondo periodo è ancora più importante. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Allora, due cose importanti, e sono un po' i pilastri del modo con cui la Pira ha concepito la politica e lo ha coniugata con la sua profonda fede religiosa, di cui ovviamente bisogna tenere conto. Due cose fondamentali: la Costituzione non elargisce a noi cittadini dei diritti, ma riconosce che di questi diritti noi siamo titolari. La Repubblica nasce soltanto perché noi possiamo godere fino in fondo di questi diritti. Senza una politica che non si sforza di rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale, eccetera, eccetera, che impediscono il godimento di questi diritti, è una politica inutile, prima ancora che costosa. Perché se la politica è utile, non ha neanche senso porti il problema se costa adeguatamente o no. Allora, la politica ha il dovere di promuovere i diritti dei cittadini. Facciamo due esempi: diritto alla casa, diritto al lavoro. La Pira, nell'emergenza degli sfratti di metà dopoguerra, quelli che hanno i capelli un po' più bianchi qua dentro forse si ricordano quanti baraccati e quanti sfrattati c'erano a quel tempo, a un certo punto non ha paura di requisire le case per affidarle a chi ha bisogno di un tetto sotto il quale dormire. In consiglio comunale lui fa questa dichiarazione: signori consiglieri, io ve lo dichiaro con fermezza fraterna ma decisa. Voi avete nei miei confronti un solo diritto, quello di negarmi la fiducia. Ma non avete il diritto di dirmi, non avete il diritto di dirmi, signor sindaco, non si interessi delle creature senza lavoro, senza casa, senza assistenza e così via, perché questo è il mio dovere fondamentale, dovere che non ammette discriminazione. Ecco, questa è la politica al servizio dei cittadini. Guardate, il sindaco, etimologicamente sindaco è colui che è seduto, è una specie di avvocato di difensore. È avvocato difensore di chi? Di chi ne ha più bisogno, cioè di chi non ha le spalle troppo grosse o la voce troppo alta per difendersi da solo. E quindi il sindaco, mi dice un'altra cosa, se il sindaco che di fronte alle minacce dei potenti si ritira, è come un pastore che per paura del lupo abbandona il suo gregge. Questa è la verità della politica. Questo è il senso della politica. Questo è quello, diceva, sì, sono chiacchiere. No, sono chiacchiere. Sono cose che concretamente la Pira ha fatto durante il suo mandato. Ci sarebbe da parlare tutta la sera, naturalmente non abbiamo tempo. Però c'è un'altra cosa, il diritto al lavoro. Quando gli operai della Pignone occuparono la fabbrica,
La Pira si schierò dalla loro parte e Fanfani, suo grande amico dal tempo della Costituente, gli scrisse una lettera dicendo: tu non puoi, non hai il diritto di avallare con la tua presenza un'azione illegittima, l'occupazione di una fabbrica. E La Pira gli risponde: caro Amintore, dopo 10 anni di governo democristiano, fra i potenti e i deboli, la vostra scelta è per i potenti. Fra i pochissimi industriali, una ventina, e i milioni di lavoratori, la scelta è per i pochissimi industriali. 20 uomini ricchi, forse corrotti, comunque corruttori, perché hanno in mano la stampa e se ne servono per i fini della più manifesta ingiustizia. Si parlava nel 1950, ma voglio dire, questi discorsi non sono tanto passati di moda. Comandano al governo, al Parlamento e al Paese, e riescono sino al punto di incrinare un'amicizia da Dio stesso misteriosamente saldata, l'amicizia tra La Pira e Fanfani. Queste cose tu puoi dirle a chi è necessario e utile che le sappia. Mi possono arrestare, ma non tradirò mai i poveri, gli indifesi, gli oppressi. Non aggiungerò al disprezzo con cui sono trattati dai potenti l'oblio o il disinteresse. Non aggiungerò al disprezzo dei potenti l'oblio e il disinteresse da parte di chi ha il dovere di tutelarli. E poi continua e dice: ogni tanto tu ti ricordi di essere anche il ministro degli interni, ma allora, proprio allora, io mi sento staccato, riprendo la mia libertà totale di uomo che non ha mai chiesto di essere dove è, e mi sento libero, anarchico, a Dio solo soggetto. Anarchico, a Dio solo soggetto. Cioè la coscienza che è superiore in definitiva anche alle costrizioni che possono venire dalle circostanze. Vedete, questo discorso che vi ho fatto sui diritti di cittadinanza si basa, come vi ho detto prima, su due diritti fondamentali. Guardate, uno è il diritto alla politica. E che cos'è la politica? E la politica ha bisogno di una visione strategica. Non si può governare con i sondaggi di opinione. Ci vuole una visione strategica, ma ci vuole anche la capacità di dialogo che aiuta da una parte a conoscere meglio ciò che noi consideriamo come nostri principi, cioè la verità, l'oggetto di questi vostri incontri, di questi nostri incontri, non è un qualche cosa che si può possedere. La verità è qualche cosa che si cerca. E dal dialogo con gli altri e dal rispetto per gli altri io capisco meglio la verità degli altri e capisco meglio anche la mia stessa verità. E attraverso questo dialogo riesco a costruire il consenso intorno a ciò che secondo me è l'ottimo raggiungibile, ma devo tenere conto appunto che, ecco, diciamo, in una realtà marinara sappiamo bene che chi va a vela non può andare contro vento, deve andare bordeggiando, andando di bolina da una parte e poi dall'altra, cercando di avvicinarsi quanto più possibile al suo obiettivo. Ma
l'essenziale per il politico, oltre a tutto questo che ho detto, è conoscere bene, essere competente, studiare i problemi nella loro realtà. Chi ha qualche anno di più forse si ricorda bene che tra le principali accuse che si facevano alla fine dire sì, vabbè, un sant'uomo, un uomo che ha delle bellissime idee, un filosofo, un sognatore, un poeta, ma insomma la politica è una cosa molto più concreta. Ecco, alla fine è una persona estremamente concreta. Lui, prima di prendere una decisione, studiava il problema e si faceva aiutare naturalmente dai competenti fino in fondo, altrimenti veramente si lotta contro i mulini a vento, non si fa politica. Non è questo il servizio alla verità. Il servizio alla verità vuol dire, ecco, e c'è un'altra cosa, e vorrei terminare con questo perché mi è stato chiesto anche di parlarne, c'è un altro diritto fondamentale che sta alla base dei diritti di cittadinanza, che è il diritto alla pace. Il diritto alla pace. La Pira, tra l'altro, è uno degli estensori dell'articolo 11 della nostra Costituzione, che dice, anche questo è un bell'articolo che dovremmo ricordarci bene, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Vedete, non è una questione di sovranità. C'è un altro grande fiorentino di quel periodo, Don Milani, che diceva una cosa per spiegarla ai suoi ragazzi: sortire dei problemi da soli è l'egoismo, sortirne tutti insieme è la politica. Cioè la politica è essenzialmente un superare il nostro individualismo, il nostro interesse concreto, per arrivare a un interesse a più alto livello, che magari sul momento ci può comportare delle limitazioni, dei sacrifici, ma che alla fine finirà per pagare un premio molto maggiore. Ecco, mi è stato chiesto di parlare brevissimamente di una delle tante occasioni in cui la Pira, oltre a occuparsi di questi diritti molto concreti, casa, assistenza, lavoro, eccetera, eccetera, si è preoccupato del diritto alla pace. Beh, ce ne sono tante, dal Medio Oriente all'Europa, eccetera, eccetera, ma una occasione di cui io sono stato più direttamente testimone, perché l'ho accompagnato nel suo viaggio, è stato il suo impegno per risolvere il problema della guerra del Vietnam. Ecco, la guerra del Vietnam è una guerra che ha insanguinato il Vietnam e ha avvelenato un po' le relazioni politiche in tutto il mondo, a partire dagli anni 60, e sostanzialmente a un certo punto, ve la faccio breve, se no si starebbe tutta la serata, nel 1965 la Pira si rende conto, convocando un incontro riservato tra esperti di diversi paesi europei e non europei, si rende conto di un fatto: che tutti quanti sostenevano che il problema vietnamita non si poteva risolvere con la guerra, perché gli americani, che erano impegnati in prima persona a sostenere il regime del Vietnam del Sud,
non avrebbero potuto vincerla questa guerra, perché era una guerra contro tutto il popolo e non soltanto contro i comunisti, come la propaganda di quel tempo diceva. D'altra parte, anche i vietnamiti, che lottavano per la loro indipendenza, non potevano vincere la guerra contro il più forte esercito del mondo. Allora l'unica soluzione era una soluzione politica. Soluzione politica che era già contenuta negli accordi che avevano messo fine alla guerra tra i vietnamiti e i francesi nel 1954. Forse qualcuno si ricorda un nome, Dien Bien Phu, la battaglia di Dien Bien Phu, che sostanzialmente sancì la sconfitta dei francesi. Ma alla fine di questa guerra ci furono degli accordi di Ginevra che dissero: momentaneamente manteniamo il Vietnam diviso in due, Vietnam del Nord e Vietnam del Sud, ma questa è una situazione provvisoria, entro 2 anni dal 1954 si dovranno tenere delle elezioni generali e il popolo deciderà come vuole costruire un Vietnam unico, sganciato dalle alleanze militari sia sovietiche che americane, e come si vuole costituire. Ecco, a questa clausola degli accordi di Ginevra, nel 1956 Eisenhower nei suoi diari scrive: noi non potevamo consentire le elezioni perché avrebbe vinto Ho Chi Minh. Ho Chi Minh era il presidente del Vietnam del Nord. Allora, alla fine, il discorso era questo. Tutti quanti dicevano: ma noi siamo d'accordo sul principio degli accordi di Ginevra. L'unica cosa, dicevano gli americani, noi non possiamo ritirarci dal Vietnam prima che si firmi la pace, perché se no il Vietnam del Nord, i comunisti occuperanno tutto il Vietnam. E allora, guardando i documenti del Fronte di Liberazione Nazionale del Sud e del Vietnam del Nord, si legge che non c'è mai scritto esplicitamente: noi non cominceremo le trattative fino a quando l'ultimo americano non avrà lasciato il suolo del Vietnam. Allora, forse c'era la possibilità di fare iniziare le trattative anche con gli americani ancora temporaneamente nel Vietnam del Sud. Per accertare questo, la PIRA decide di accettare l'invito che gli era arrivato da Ho Chi Minh, che non era un caso, perché Ho Chi Minh non è che invitava chiunque. Poco tempo prima aveva rifiutato una delegazione di 3 presidenti di stati del non allineati, quindi lui sapeva benissimo che voleva che la PIRA fosse il suo mediatore, il suo interlocutore. La PIRA non ha dubbi e decide di partire per il Vietnam, anche se in quel momento si decideva del suo futuro politico come sindaco, perché c'erano le trattative per la costituzione della nuova giunta, ed è la ragione per cui il più giovane, il più inesperto del suo gruppo, io che avevo a quel tempo 25 anni, fu scelto per accompagnarlo. Bene, arriviamo, ci sarebbe da, è tutta una storia quasi avventurosa, no? Tutto questo viaggio. Ma il risultato qual è? Il risultato è 2 ore e mezzo di colloquio con Ho Chi Minh e Phan Van Dong, che era il presidente del Consiglio del Vietnam. Alla fine del colloquio viene fuori ciò che sostanzialmente la PIRA sperava che venisse fuori. Cioè Ho Chi Minh disse: io sono pronto a stendere un tappeto rosso agli americani quando poi se ne andranno, ma sono anche disponibile a iniziare i negoziati prima che le truppe lasciano il Vietnam. Naturalmente è una condizione. Professore, questa notizia deve essere assolutamente riservata, perché se poteva diventare pubblica io mi mettevo alla radio e bastava che io dicessi questo fatto alla radio. Ma se dicessi tutto questo
sarebbe come che io alzassi le mani e mi arrendo. Quindi doveva essere trasmesso in via riservata al governo americano questa proposta, in maniera talmente riservata che la PIRA pensa che non sia opportuno che lui vada negli Stati Uniti. Ed è la ragione per cui ancora l'ultima ruota del carro, cioè io, sono mandato a New York a parlare con Fanfani, ancora una volta ritorno in ballo Fanfani, che era presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per raccontargli questo fatto. Fanfani racconta tutto a Rusk, che era il segretario di Stato, fa sapere queste cose a Goldberg, che era il rappresentante permanente degli Stati Uniti all'Assemblea Generale dell'ONU, e mi dice: guardi, aspetti qui ancora 24 ore, se c'è bisogno di qualche chiarimento in più, io gli avevo raccontato le cose per 2 ore e mezzo, quasi parola per parola il colloquio che avevamo avuto. Anche Fanfani era uno che era attaccato alla concretezza dei fatti in maniera straordinaria. Se c'è bisogno di qualcosa in più, la faccio chiamare, e se no lei riparta. Io riparto, aspettiamo con grande speranza